Ciao ragazzi, bentornati su Shadowbringers. Come vedete dalla minimappa e come vedete anche dalla mappa, qua sopra abbiamo 9 missioni nel villaggio dei Numou. Non ne avevamo mai avute così tante in una sola botta di missioni secondarie. Le farò tutte in questo episodio. Spero che non siano eccessivamente complicate perché la voglia di continuare la quest principale è tanta, ma non sottovalutiamo mai le missioni secondarie. Questo ce n'è da due, quindi sono 10. Ok, non sottovalutate mai le missioni secondarie perché sono una fonte di punti esperienza da non prendere sotto gamba. Ora, non ci daranno grandi quantità di oggetti, ovviamente, perché sono, tra l'altro, appunto, non ci danno neanche le correnti d'aria, che erano la cosa che più speravo da questo luogo. Speravo le due correnti d'aria mancanti per completare la possibilità di volare qui. Invece stiamo raccogliendo missioni secondarie apparentemente fini a se stesse. Le sto raccogliendo tutte, poi vedremo di capire esattamente quello che dobbiamo fare. Attenzione, sono più di 5. Essendo più di 5, andranno a superare la quantità massima di missioni secondarie che possiamo tenere a schermo sulla destra. La conseguenza dell'acquisire 10 missioni invece che 5 è che le prime 5 che prendiamo verranno poi superate e fatte scorrere in basso dalle ultime 5. Quindi, mano a mano che prendiamo missione adesso, si nasconderanno le prime che ho preso. Mano a mano che chiuderemo le missioni, compariranno quelle che sono rimaste sotto. Questo potrebbe ritardare un pochino il progetto di poterle fare tutte contemporaneamente, perché anche a schermo i riferimenti delle missioni che non sono sulla destra non ci sono, quindi potremmo perderci qualcosa. Magari passiamo vicino a un punto dove dobbiamo fare qualcosina, ma non lo sappiamo, non ce ne avvediamo proprio perché non è presente sulla destra la missione e non è presente nella minimappa nessun riferimento. Allora, io ho già parlato con uno dei Numou da cui raccogliere informazioni. Ci ha dato una missione anche lui. Paradossalmente la missione che ci chiedeva di parlare e raccogliere informazioni è scalata sotto, quindi adesso avremo riferimenti solo di altre missioni. Cerchiamo di trovare la persona con cui parlare qui. Ah, è lì sopra. Benissimo. Ok. Allora, con lui dobbiamo parlare per due motivi. Quindi, il primo è domande sulla residenza, sui residenti, sugli abitanti di questa zona. Abbiamo raccolto informazioni e in più prendiamo anche un'altra missione. Ok. Perfetto. Allora, passiamo a questo punto. Qui c'è qualcosa. Un altro consiglio che potrei darvi, allora adesso io sto facendo tutto col paladino, in realtà l'importante è chiuderle con il job con cui vogliamo fare punti esperienza, ma il paladino, essendo a livello 72, potrebbe ottenere buoni risultati anche facendo il primo dungeon insieme al trust. Quindi io potrei anche decidere di chiudere tutte le missioni con un job che ho ancora al 70, come per esempio il Dragoon, in maniera da alzarlo e magari raggiungere il 71. Non succederà in questo episodio, però piano piano mi avvicino al 71 per poi poter utilizzarlo anche lui nella ripetizione, nel farm del primo dungeon. Allora, attenzione, abbiamo parlato con il terzo personaggio da cui chiedere informazioni. Possiamo chiudere la prima missione. Questo farà scalare quindi un'altra di quelle che abbiamo preso. Ah, tra l'altro io declino, non lo voglio chiudere con lui, come vi dicevo, voglio chiudere col Dragoon. Vedete che sono a metà più o meno per il livello 71. Ho fatto un po' di fate con lui a Colusia nel disperato tentativo di alzare il mio rank nei fate. È stato un tentativo disperato, devo ammetterlo, perché camminando, muovendoci, quindi con la cavalcatura e soprattutto con solo metà mappa a disposizione, non ho avuto le stesse possibilità che ho avuto a Lakeland, dove in una
sessione unica, sono riuscito a fare tutti i 60 dungeon. Allora, a questo punto, quello che dovevamo fare qui dentro, in questa zona, in questa caverna, riguardante però le 5 missioni qua a lato, abbiamo fatto tutto. Uscendo, abbiamo altri punti di rotta, ma abbiamo anche un'altra missione che andiamo a prendere qui. Allora, questa è l'ultima missione secondaria che prenderemo. Ne abbiamo chiusa soltanto una. Ecco qua, pigliamo anche questa. Per ora abbiamo dovuto solo parlare. Questo è un Culinarian. Ci chiede di mettere una... un certo fungo... No, una certa... salsa, zuppa di funghi, come se fosse una un'esca. Tanto qua c'è sempre rank B in attesa che qualcuno lo termini, cosa che non succederà perché questo server è particolarmente disabitato. Ah, qua dobbiamo far fuori questo. Allora, guardate, nella minimappa non c'è nulla, noi non abbiamo nessuna informazione riguardo questo nemico, eppure ci dice che è importante per una quest. Quindi noi lo terminiamo. Ci verrà scritto, ovviamente, se si tratta di uccidere dei mostri, sulla testa ce l'hanno il simbolino della quest, però diciamo che nella minimappa non mi riempie di icone, mi tiene conto soltanto delle ultime 5 missioni che ho preso. Adesso io elimino questo, forse... verrà scritto a schermo a che punto sono con questa quest che non vedo sulla destra, così posso sapere quanti ne devo uccidere. No, ne bastava uno, quindi in realtà una missione è a posto. Se completassimo una missione, se completassimo anche questo fungo, stessa situazione, se completassimo una missione invece apparirebbe nella minimappa il simbolo della missione verde, quindi quella da chiudere, e, anche se non è tra le missioni che abbiamo sulla destra. Potremmo accorgercene anche adesso se la missione ci richiedesse solo l'uccisione di un fungo. Ce ne accorgiamo subito, tanto il mio Chocobo sta picchiando in maniera fiera. No, ci manca ancora qualcosa, dobbiamo uccidere un'altra creatura. Sì, adesso ho una reminiscenza di aver preso una missione che ci chiedeva di uccidere 3 creature differenti. Intanto tocchiamo la destinazione e usiamo la zuppa, eccola qua. Come se fosse un'esca, apparirà un nemico e lo uccideremo, immagino. No, non è accaduto. Ah sì, ci dobbiamo nascondere. Ci nascondiamo dietro l'albero, in realtà il mostro apparirà qua. No, appare lì, benissimo. È un Puka. Sono i Paissa di The First. Ok, l'ho eliminato. La missione sarebbe da chiudere, ma attenzione, c'è un altro trucchetto che si può fare. Allora, se noi andiamo sul journal e andiamo giù fino alle missioni, eccole qua, noi possiamo momentaneamente nascondere dalla destra la missione che abbiamo concluso. Vedete che si alza un'altra missione, compare un'altra delle missioni che avevamo nascosto. Quella chiusa la vediamo comunque nella minimappa, vedete che c'è lì... indicazione che sappiamo dove andarla a chiudere, però non compare sulla nostra destra. In questo modo noi abbiamo più possibilità di avere riferimenti a schermo di più missioni possibili, in questo caso altre 5 in tutto. Mi sto muovendo qui, dove c'è un nemico, oltretutto mi guardo intorno, se put a caso qualche mob avesse sulla testa il simbolo di qualche missione, magari. Comunque dobbiamo andare qui, che è una zona ben custodita da questo... da questo nemico. No, c'è un famiglio, un Porxy. Parliamo. Oink Oink ci dice: devo usare qualcosa? Ah, devo usare su di me un key item. Non è questo, ovviamente. Non è questo. Questo. Ora gli parliamo. Ok, ho fatto la cosa giusta. Ora lo possiamo prendere e portare con noi? Sì, lo devo catturare. Ok, l'ho catturato. Attenzione, ripetiamo il trucco. Journal. Anche questa è chiusa. E la nascondiamo.
adesso appaiono altre, altri riferimenti, altri punti di rotta a schermo. Ce ne sono un botto, tra l'altro. Guardando, vedete che ce ne sono veramente tanti, anche in zone lontane. Allora, noi adesso ci dirigiamo qui e poi ci teleporteremo vicino al primo villaggio per poi andare a fare le tre missioni che sono lì nella zona. Allora, c'è qualcosa che dobbiamo fare qui. Ma non vedo nulla. Non vedo niente. Ah, lì c'è qualcosa. Ok, c'è una pixie con cui parlare. Vediamo la lettera, ce ne serve poi un'altra, per un'altra pixie. Ah no, sono tutte e due qui. Allora, dove la trovo un'altra pixie? Forse su sta roccia? No, non la vedo. Andiamo più in là. Quando ci sono due creature, magari due punti all'interno della stessa area, non è detto che l'area contenga tutte e due i punti, perché forse un difetto grafico. Comunque può accadere che il secondo target sia leggermente fuori. Se è solo uno, no, invece è qua, è dentro, ma è proprio al limite. Se fosse solo uno non ci sa, anzi no, non lo è. Se fosse solo uno è sicuro che l'area gli è intorno, ma se sono due l'area potrebbe essere intorno a uno ma non comprendere anche l'altro, però che comunque sarebbe vicino. Non bisognerebbe allontanarsi di molto. Ma può capitare che ci siano tre target all'interno di un cerchio e uno di loro sia fuori di un pochino. Tenetene conto questo quando dovete fare altre missioni. Mi sto muovendo verso il villaggio principale, dove abbiamo alcune cose da fare. Mi teleporto per far prima. Vedete? Adesso mi viene scritto: vuoi usare il... No, non lo voglio usare il teleport ticket. È una cosa fastidiosissima, davvero fastidiosissima, la odio. Ok, siamo qua nel villaggio iniziale. Qui c'è una persona con cui parlare, c'è una pixie. Ok. Vediamo i 5 sacchettini di spore. Proviamo. Ok, è scomparsa. Sarebbe conclusa anche questa. Quindi di nuovo journal. Andiamo a cercare quella chiusa. Eccola qua, la facciamo sparire. Vedete che a schermo adesso ci sono dei punti dove ci sono delle creature da uccidere. Eccoli qua. Gliechevore o gliecevore. Ok, pestiamolo. Non dovevo pestarlo, dovevo ferirlo e poi usare una stoffa per catturarlo. Allora, lo rifacciamo. Io stupidamente l'ho ucciso perché non ho letto bene la missione. Ho visto che non è venuto scritto niente nel momento in cui l'avevo ucciso. Questo. Ok, catturato. Lo dobbiamo fare... Ah, bastava una volta, bastava una volta. Quindi, journal, andiamo a selezionare la missione chiusa. Eccola qua. Anche questa è sparita. Adesso c'è qualcosa qui che è comparso da uccidere. Quel ragnone che forse in qualche puntata fa non chiamai bella donna, perché il modello è quello, in realtà è una donna ragno. Le belle donne sono quelle che sono più avanti nella strada per andare nel villaggio dei Numou. Comunque, qua ci va bene ucciderle e basta? Mi sembra che possa bastare ucciderla. Non vedo la... Sly, sì. Devo ucciderlo per recuperare un particolare oggetto. Ok, questa l'ho recuperata. Era una parte di ragnatela. No, un gomitolo di ragnatela di queste donne ragno. Ora mi sposto verso... Vediamo un po'. Allora, qui ci sono altri punti dove andare. Qui sotto dovrebbero esserci le undine. Le undine... Ne dobbiamo uccidere una.
per pigliare un altro materiale. Vediamo se la trovo. Se non sono un Din in questa zona, possono essere anche qualcos'altro. Comunque qui bisogna uccidere qualcosa. No, invece erano proprio le Undin, come mi ricordavo. La raggiungiamo. Mi ha visto una che vuole, ma non ci interessa. In questo caso ci va benissimo ucciderle, perché dobbiamo recuperare un oggetto dal loro cadavere. E quindi farà vita breve, perché il mio mago bianco non le manda a dire. Ok, lui è morto, riprendiamo la cavalcatura. Allora, abbiamo preso l'oggetto anche lì. Vedete che ci mancherebbe da uccidere un Puka. I Puka non mi ricordo dove stanno. Comunque qua abbiamo 1, 2 e 3 punti dove andare. Quindi io adesso mi dirigo dal primo, poi mi sposterò verso gli altri due. Ok, ho raggiunto il punto, devo raccogliere dei semi di fiori. Ne ho raccolto uno. Allora mi muovo verso nord per raccogliere, penso, il secondo a questo punto, perché mi paiono aree davvero piccole. Vediamo qua. Sì, esatto. Sotto quest'albero c'è un altro sacchetto di semi. Non è sparita. Non è sparita l'area. Quindi potrebbe essercene un altro. Cavolo, non lo vedo mica. Eppure deve essere qui, eh. Eccolo qua. Ma perché si confonde la scritta in mezzo a questi fiori? E così ne prendiamo un altro. Benissimo. Ora ci muoviamo verso nord. C'è un altro ancora lì sopra. E poi abbiamo un po' di cose da fare intorno al castello di Titania. Anche una cosa sott'acqua. Allora, qui ci dovrebbe essere qualche altro sacchettino. Allora, uno è sicuramente qua. Chissà perché. No, poi ce n'è un altro. Chissà perché prima c'era un'area così piccola per due sacchetti. Qua c'è un secondo. Se ne troviamo ancora uno. Infatti ce n'è ancora uno, che è l'ultimo. Ora devo trovarlo in mezzo a questo disastro di fiori. Ma veramente non lo trovo. Eccolo là. Provo a non farmi vedere da quell'anemone. Ok, abbiamo preso tutto. Signori, anche questa è andata. Quindi, journal. Questa. Allora, adesso 1, 2, 3, 4. Questa ancora. Quindi era anche inutile fare questo, questa eliminazione dal journal. Ci muoviamo. Vediamo. Ci potremmo muovere. Ma io mi butto in acqua. C'è una scala laggiù in fondo. Quindi io posso buttarmi in acqua, nuotare e raggiungere l'altro lato del lago. Dovrebbe funzionare. Andrei anche più veloce così. Ovviamente nuotando sott'acqua. Potrei anche fare... Guardate che bello, ecco, qua si vede. Guardate che spettacolo è il Granny con la sua estetica da creatura volante. È fantastico. Fa tanto cavalcatura di un vampiro, eh. Fa tantissimo cavalcatura di un vampiro. Allora, c'era qualcosa da fare sott'acqua qui. Sì, ci sto andando proprio adesso. Dovrebbe essere qua. Però mi dice andare più su. Sarà sulla superficie? È sulla superficie. Sì, ci sono dei fiori. Ci clicco. Ok, ne ho preso uno. Qua ce n'è un altro. E poi dovrebbe essercene un altro ancora, che però non vedo. Eccolo là. E anche qua saremmo a posto. Poi devo salire.
Lassù c'è. Allora, mi butto giù e uso quella scala per salire. Devo andare a uccidere i Pooka là sopra. Allora, utilizziamo queste scale. Per la prima volta, perché non le avevo ancora utilizzate, anche quando ero stato in esplorazione qui. Questa città sommersa. Che spettacolo, ragazzi, ma è veramente, veramente bella. Qui c'è un punto di vista. Ma ci torneremo. Ok. Saliamo. Non si può salire più di così. Ok, devo riemergere. Dov'è che sono? Dov'è la scala? Qua. Ah, penso, speravo di riemergere un po' più vicino. Ok, la sto raggiungendo. Potrei anche nuotare con più impegno. Ok. Adesso mi faccio, con la cavalcatura ovviamente, tutta la scala. E raggiungo il castello di Titania, dove ho ancora qualche cosina. All'appello mancherebbero tre missioni. Ma una è ancora nel villaggio dei Numou. Allora, qui ci dovrebbe essere il primo Pooka. Eccolo qui. Lo terminiamo male. Poverino. Sono creature buffe. Che tutto sembrano fuorché dei pericolosi mob. E sono diventati famosi un po' perché c'è un Rakdi fastidiosissimo che Squonk nella zona di Sea of Cloud. La zona di Sea of Cloud è terribile quando si devono cercare i Rakdi. E un po' perché è stato creato per le case, per le residenze dei giocatori, un set di tetto e pareti della casa. Mura esterne, tutto a tema Paissa. Come se i Paissa fossero particolarmente amati dai giocatori. Non è così, almeno non in Occidente. Anche se non penso che possano essere tanto amati. Comunque, mi pare che esista anche un minion dei Paissa. Aia, arriva un'area. Cerco di evitarla. Ho deciso di farne fuori due a caso perché non servivano. Perché stupidamente io ho pensato di dover uccidere più di uno, in realtà non è vero, dovevo ucciderne soltanto uno. Quindi questi qua li ho uccisi solo per amor di passatempo mentre vi raccontavo la storia dei Paissa. Ciò nonostante, c'è un'area qui che ci chiama. C'è un'area qui. Dobbiamo fare tutto il giro. E andare qua, ma ci dice? Dobbiamo andare più in basso. Più in basso dove? Più in basso in acqua? Ma seriamente? Allora, adesso io se mi caccio muoio. Quindi devo allontanarmi dal nemico. Ok. Aspettare che finisca la canzone. Ok, adesso mi posso cacciare. È in acqua il punto. È in acqua, però sotto la superficie, diciamo, dell'isoletta dove c'è il castello di Titania. Adesso è sopra. Quindi, cacchio, è proprio sulla superficie. È proprio qua, a questa altezza. Che cosa devo toccare? Ah, là c'è una destination. Ma non l'avevo vista. Allora, qui c'è un Leftman. Ci devo piazzare una spada? Ci piazziamo la spada. Ok, adesso che la spada è piazzata, ce ne mancherebbe soltanto una di missione. Guardate che cimitero di missioni da concludere. Bene, allora, ci muoviamo. Là. Ok, signori, siamo quasi al termine dell'episodio. Ammesso che queste missioni poi, una volta chiuse, non me ne diano ancora altre. Io sto andando all'entrata della caverna, dove c'è ancora qualcuno con cui parlare. È un forgiatore di armi a cui devo dare alcuni materiali. Eccoci qua. Allora, questi due. E avremmo chiuso tutto. Quindi, cambio job, divento dragoon.
Allora, vediamo, sono a 5 milioni e 9. Iniziamo. Questi mi daranno 230.000, ok. Quindi facendone 10 potrei prendere 2 milioni e spiccioli, 2 milioni e 3. Quindi qui diamo addirittura 2. Una. Allora, qua dobbiamo dargli i tre oggetti. E chiudiamo. A questo punto ce ne sarebbero ancora. Qui sopra. Ah, se riesco a salire. Perché è così difficile? Ok, ce l'ho fatta. Quindi diamo i tre lili che abbiamo raccolto dalla superficie del lago. Andata. Poi. A lui cosa dobbiamo dire? Nulla, ci ha già ringraziati. Perfetto, abbiamo ottenuto due baguette, se non sbaglio. Due baguette, veramente? Voi non lo potete leggere, ma c'è scritto chiaramente nel log. Si chiamano baguette. Esistono le baguette in game. Ok. Poi andiamo qua. Ok, chiudiamo anche questa. Guardate come sale il mio livello, piano piano. Consegnando tutti questi oggetti. Qui c'è il famiglio, il Porxy che abbiamo catturato. Ultima missione. È lassù in cima. Eccoci qua. E gli diamo i sei sacchetti. Perfetto. Abbiamo concluso tutto. Le 10 missioni che erano in quest'area le abbiamo fatte, non ce ne sono altre a schermo al momento, quindi andiamo a posizionarci vicino a dove andare avanti con la quest principale. Signori, parlando con il personaggio che ci dà la quest principale, c'è un'altra quest secondaria che andiamo a fare subito, quindi in tutto sono 11 le quest secondarie che ci sono in questo posto, una quantità esorbitante rispetto a quello che io ho mai visto in altre fasi di gioco. Sinceramente non mi ricordo di aver mai visto nulla del genere. Comunque, dobbiamo andare poco fuori dal villaggio dei Numou. Dobbiamo portare dei funghi a un Fuat, che è uno di quegli spiriti dello stagno, del laghetto che abbiamo conosciuto nel dungeon di Dogmeg. Ecco il Fuat. Ma lo sapete che prima o poi ci sarà questo costume per noi, eh? Lo sapete. Ci sarà sicuramente. Comunque, ma sei veramente un Fuat? No, è un cristiano vestito da Fuat, dai, e si vede lontano un miglio, su. Vabbè, gli diamo l'oggettino che ci chiede. Balla. Va bene, ok. Abbiamo chiuso anche questa. Benissimo, chiudiamo l'undicesima missione secondaria, dando a questo personaggio l'oggetto che ci ha dato il Fuat gigante. Io a questo punto finalmente posso salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio di questa serie per andare avanti con la quest principale e magari incontrare Titania. A presto, ciao ciao!